nuove speranze per la sicurezza stradale nel Salento. Nel prossimo mese, infatti, a febbraio, l'ANAS, il CIPE, il Comitato per la Programmazione Economica, approveranno l'ultimo punto che di fatto darà il via libera all'appalto dei lavori e quindi alla cantierizzazione del progetto definitivo per l'allargamento e il raddoppio della strada statale 275, la tristemente nota Maglie Leuca, un'arteria strategica per il raggiungimento del capo di Leuca. Il difensore civico Giacinto Urso più volte ha sollecitato la provincia a farsi portavoce e a sostenere l'importante progetto. Più volte ha scritto all'ANAS, più volte ha scritto al CIPE. Ma l'annuncio di un'approvazione definitiva e quindi di un passaggio alla cantierizzazione del progetto della 275 è ancora ufficioso, l'ho letto sulla stampa, ed è stato comunicato dalla buona volontà di una persona che si è totalmente battuta, Biagio Ciardo, insieme a tanti altri per pervenire a un risultato positivo. Io mi attengo solamente alle notizie ufficiali che risalgono però circa un mese fa. L'opera era compresa nel programma delle grandi strutture da costruire. È stata finanziata da parecchio tempo, le varie approvazioni sono complete, quindi all'attenzione del CIPE, solo che bisognava recuperare ancora 100 altri milioni per un aggiornamento dei prezzi. Come sempre i ritardi diventano onerosi anche sul piano finanziario. Credo però che i tempi siano finalmente maturi dopo tanta attesa per passare sul piano operativo e credo che questo avverrà, non so se avverrà proprio a febbraio o prima di febbraio, so di certo che presso il CIPE c'è la buona volontà di sbloccare quest'opera che tra l'altro al momento serve pure per ridare alle imprese un po' di fiato e dare anche un po' di lavoro nel momento in cui il lavoro comincia seriamente a mancare. Quindi dobbiamo avere non più speranza, ma credo una fiducia concreta. Una soddisfazione contenuta, quella di Giacinto Urso, che insieme a Biagio Ciardo, presidente del Comitato Quattro Corsie per lo Sviluppo e la Vita, continua a spingere per il raddoppio.